walking down the street in Milano's morning light. No woman turned to me and said, how do you do? Mamma mia, what a tattoo. Daggers, dragons, and hawks live on my skin. Daggers, dragons, and hawks. Ciao. Ti aspettavamo. Sì. C'è Luca? Sì, è di là, sta finendo il tuo disegno. Ah. Te lo vado a chiamare? Sì, certo. Accomodati pure. Grazie. Quando mi si è prospettata l'opportunità di fare un tatuaggio qui, avevo necessità di colori forti, di sfumature, di realismo. La scelta è caduta su Luca. Oh. Ciao Marco. Ciao Luca, com'è? Bene, te? Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Pronto? Prontissimo. Marco ha voluto rappresentare in questo tatuaggio un'esperienza di vita abbastanza lunga per quello che riguarda i suoi viaggi e le sue memorie collezionate nei suoi viaggi. Il canestro, il numero 23, l'Arizona come sfondo, tutti questi elementi venivano dall'esperienza di Marco, me li aveva elencati e li ho combinati così. La cosa divertente è stata che tutti questi elementi comunque richiamavano molto la mia esperienza diretta. Guarda, ecco il disegno. Lo faremo più questa dimensione qui, che è la minima che mi consente di tirar fuori un po' tutti i dettagli. L'America per me è un contenitore dove girando trovi, vedi, prendi ispirazione. L'idea di fare il tatuaggio in questo preciso momento nasce dal fatto che sto aprendo il mio negozio, Space 23, che racchiude praticamente tutte le cose viste e visitate in America. La Route 66, il canestro, il 23. Le Harley, che sono la mia passione. Avevo pensato di incentrare il discorso sul negozio, una specie di negozietto roadside all'americana con due moto davanti, che so che tua moglie siete appassionati di moto, e la Monument Valley nello sfondo, un bel tramonto. Qui ci si potrebbe mettere qualcosa di semplice, con una scritta, qualcosa che ti identifica. Ecco, mi piaceva, sai cosa, forse, visto il disegno? Lo stemmino della Route 66. Ecco, perfetto. Quello tanto è piccolo, perfetto. Però è... Lo scudetto, quello proprio da strada. Sì, bello, sì. Perfetto. Da questa mia grande passione per l'America poi è nata l'idea di trasferire tutti questi simboli, queste cose che ho visitato, in tatuaggio. Marco è stata una delle prime icone tatuate in Italia, veramente uno dei primi che ha portato nel mainstream il tatuaggio. Questo dà grande valore, specialmente perché poi ha continuato, non è stata una fiammata momentanea quella del tatuaggio, per lui è proprio uno stile di vita e continua tuttora a tatuarsi. Il coso che ti avevo chiesto, l'occhio? L'occhio sì, te l'ho sistemato qua nel canestro, questo perfetto. È il disegno definitivo, perfetto, della grandezza finale che useremo. Perfetto. Gli avevo chiesto un simbolo, la piramide con l'occhio, che lui poi è stato geniale perché me l'ha messa al posto del quadrato del tabellone del canestro, e quindi riprende un po' tutto il paesaggio sotto. E quella è stata la ciliegina sulla torta. Ok, allora preparo al volo e poi Francesca ti farà accomodare. Ok, grazie. Spesso mi viene chiesto nei tatuaggi di combinare molti elementi insieme e di orchestrarli bene, perché è un po' la mia specialità. E di solito mi piace dividere appunto sfondo da mezzo piano a primo piano. Usando questi tre piani posso dividere gli oggetti, diciamo. Allora Marco, ecco. Ci siamo. Via. Andiamo a applicare lo stencil. Ok, allora qui è tutto pronto, il disegno sta bene. Partiamo. Siamo pronti. Il numero 23 è il tuo numero in maglia, no? Giusto. Ti sei ispirato a Michael o a Michael sì. Ti sei ispirato a No. Mia moglie giocava a basket. E l'idolo suo, chiaramente, gli anni suoi erano Magic Johnson e Michael Jordan. Da lì è nata l'idea di giocare con il 23, anche perché io prima ho fatto un anno di basket. Ah, sì, e anche per me Jordan era il massimo, poi ho avuto anche la fortuna di conoscerlo. Ah,
e da lì ho avuto l'onore di indossare il suo numero. Dal punto di vista umano, Marco mi ha dato un'impressione di una persona con molte passioni, con molto cuore, che era un po' l'impressione che anche avevo avuto da fuori. Mi è parsa una persona che non media molto quello che è dentro, che quindi trasmette interamente quello che è. Marco, per le moto hai qualche preferenza per il colore? Una nera opaca, se possibile. Una nera opaca? E l'altra azzurrina notte, più o meno. Non azzurro azzurro, azzurro blu notte. Blu scuro. Una cosa da non sottovalutare, oltretutto, è che il tatuaggio che ho fatto io ho avuto l'onore di farlo accanto al tatu della Coppa del Mondo 2006 che Marco sfoggiava sulla coscia proprio accanto al mio tatuaggio. Ero in America nel 2006 quando si è vinto la Coppa del Mondo. La semifinale con la Germania la guardai in America da solo, si vinse 2-0. Fu un'esplosione di gioia incredibile, mi affacciai alla finestra, guardai fuori, non c'è nessuno, nessuno, era come se avessero, come se qui avessero vinto i Red Sox le World Series, non gliene frega niente a nessuno, non c'era niente. Io in preda alla disperazione sono andato su internet, ho comprato il biglietto, due giorni dopo ero in Italia a vedermi la finale. È stata una cosa meravigliosa, erano due anni che non rientravo in Italia. Dopo la fine del mondiale io già avevo preso la cartolina perché producesse la coppa, mia moglie mi diceva ma che fai, cioè, stai tranquillo che io, abbiamo giocato mi sembra il sabato, se non ricordo male, io la domenica vado a fare il tatuaggio. E con questo abbiamo concluso. Perfetto. Eccoci qua. Tanta roba. Veramente quello che volevo. Devo dire che sono molto soddisfatto di come è finito, di come è andato a finire il tatuaggio. Il risultato finale è bello, nel complesso sono riuscito a esprimere, a convogliare tutto quello che volevo. Veramente bello. Poi i colori verranno fuori più brillanti quando perdi il rosso. Sicuro. È già... Dopo 4 ore e mezza già è tanto che non esce sangue, dai. Bello, bello, bello. Complimenti veramente. Tatuare un campione del mondo non capita tutti i giorni, specie un campione del mondo che è anche un'icona del tatuaggio, perché è stato una delle prime icone del tatuaggio in Italia, a Materazzi, a far vedere in giro tatu. Quindi è stato un onore doppio e triplo. Grande Marco. Ti ringrazio di tutto. Ci mancherebbe. Bello veramente. Spero non avete fatto soffrire troppo. Così no, magari... no, tranquillo, non ti preoccupare. Bene, dai. Ci rivediamo presto. Ciao, ciao, ciao Luca. Ciao.